Ciao amici di Sole, sono Fabio Nezzak. Un nuovo video dedicato all'attivazione dei talenti. Molte persone mi hanno seguito sinora proprio perché desiderose di attivare i propri talenti. Ma come sempre, ho sempre suggerito una chiave diversa rispetto a quella che viene trasmessa da moltissimi testi, sempre interessanti, ma dove invitano le persone a ripetere quotidianamente dei mantra, dove chiedono di attivare il talento, esempio la chiaroveggenza. Interessantissimo, ma in contrasto con quello che io ritengo invece un percorso più corretto e che tendo, come avrete visto in altri video, a mantenere con la mia massima convinzione ben saldo. Cosa significa? Che se esiste una veggenza, che tra l'altro è in ognuno di noi, ok? Noi siamo stati abituati, andrebbe scritto chiaroveggenza, perdonate, però per sintetizzare il tutto la chiamiamo veggenza. Io dovrei ripetere più volte un mantra dove dice, in cui dico, io chiedo che mi si attivi la chiaroveggenza. È come chi per esempio ripete un mantra quale io sono ricco, io sono ricco. Da un punto di vista di logica superficiale del cervello può andare bene, ma c'è sempre un ma. Io non devo attivare la mia veggenza, qualora parlassi di questo specifico talento, attraverso un'informazione che attiva verso una strada, ma attraverso la cancellazione, la neutralizzazione di ciò che la ostacola. Poi la veggenza nasce naturalmente, come la ricchezza ad esempio. Ma cosa può contrastare la veggenza? Esempio, una madre, rispetto a quello che è il nostro modello familiare, che è stata sofferente, ha vissuto la propria relazione di coppia con sofferenza. Cosa significa quindi? Che per quanto io attivi quella che viene definita la chiaroveggenza, non riuscirò mai ad attivarla al completo fin tanto che non ho osservato tutte le cose che si associano a questa, limitandone la sua realizzazione. Uno ha detto che nel rapporto fra tuo padre e tua madre ci sia stato un qualcosa che ha limitato la gioia di lei. Perché questo? Perché la veggenza è un talento che ha bisogno di avere alle spalle un mondo che noi chiamiamo femminile. Femminino, che è associato moltissimo al numero 11 in numerologia, significa gioia dei miei sensi, ossia che il mio sistema nervoso e i miei muscoli, lo riportiamo qui per comodità, sistema nervoso e i muscoli, nonché anche le ossa, siano in uno stato di rilassamento. Quando mia madre, che esprimeva il massimo del femminino, si doveva irrigidire per difendersi da qualcuno di esterno, anche se vogliamo, faceva sì che il suo sistema nervoso e i suoi muscoli entrassero in uno stato di contrazione, di difesa. Cosa accade? Che in me, persona desiderosa di attivare la veggenza, questa rigidità, lo scriviamo pure, rigidità, dice no, tu non la puoi attivare, perché per attivarmi devi essere rilassato. Bene, cosa significa di nuovo? Che nel momento in cui io ripeto che si attivi in me la veggenza, che si attivi in me la veggenza, che si attivi in me la veggenza, l'inconscio, per, diciamo, per aiutarti, per sostenerti, cerca di frenarla ancor più, manifestando potenziali contrasti con il femminino in famiglia, ossia potenziali litigi. Ciò non significa che tu sei responsabile di eventuali litigi, perché questi possono nascere da mille situazioni. Però dice, ogni volta che tu cercherai di attivarlo, io dovrò mostrarti la rigidità che il tuo modello attuale inconscio. Cosa significa?
ritorniamo al punto di partenza, che prima di tutto devo sciogliere, devo neutralizzare questo schema. Quindi devo prima di tutto imparare a rilassare il mio addome. Qui è tutto, c'è il presente, c'è ogni cosa. Una volta che ho indotto l'addome o comunque tutto il mio corpo ad un sistema di rilassamento, ok, potrò pronunciare frasi del tipo: chiedo che si neutralizzino tutte le memorie in cui mi si è, diciamo, tutte le memorie in cui la rigidità è stata vincente e si attivi in me di conseguenza la veggenza. La veggenza è molto vicina alla vibrazione, ricordiamoci, del chiedi ti sarà dato. Quindi quanti obiettivi tu realmente realizzi, questo è sempre un indicatore. Parleremo ancora di questo talento, perché è un talento molto interessante, soprattutto per chi ha visto qualcuno come me disporre di questa capacità. Ricordi che, come diceva Osho, tu sei già veggente, il problema è che non te lo ricordi. Al prossimo video, un abbraccio da Fabio Nezzak.